Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono la Fami e io sono Xuder e oggi ragazzi siamo su Clash Royale. Gli abbiamo dato la possibilità alla Pamina di fare l'intro del questo opening, giusto, esatto, vi ha già introdotto tutto ragazzi. C'è il chest opening del baule del clan della Pamina, ragazzi, anche loro finalmente nell'accademia sono arrivati al baule 10 su 10 e quindi direi che sia veramente veramente il momento di andare a vederlo assieme, anche perché abbiamo anche altri due bauletti un po' sugosini da vedere, l'Orello e l'Argentino. Io direi di aprirli subito questi due, facciamogli vedere un po' che cosa troviamo dentro di bello. Attenzione per il primo skip, 83 di gold. Sì, ma hai tre skip nell'Argentino. Cosa vuol dire? Ah, non so cosa vuol dire, non lo so. Un goblin cerbottaniere, attenzione! Sembrava. Potrebbero arrivare delle epiche. 11 giganti royale. L'epica arriva! Un bocciatore, non gli serve. Fa niente, questo era l'Argentino, vai subito con l'Orello. 290 di gold. Cioè, ragazzi, ha 78.000 soldi la Pami, come fa? 6 scheletri. Molto bene. 4 stregoni. Questi dovresti usarli. 30 gang di goblin. Neanche questa usa, poi viene anche nerfata e arriva. E un'orda di scheletri. Molto molto interessante anche l'orda di scheletri. Beh ragazzi, prima di andare ad aprirci il baule del clan, direi di lasciare alla Pamina farvi vedere come va a scannare nelle due V2. Vediamo un pochettino. Pamina so. Che gioca ragazzi, non la Pamina so. Che dipende gioca. Dipende chi incontro. Dipende chi incontri. Vediamo. Mio compagno di gioco, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa succede. Facciamo il costruttore Arena 6. Beh, lui gioca col peccone, tre moschettieri. Wow, bello il suo deck. Parte subito con proteggigli gli estrattori. Allora, vediamo un po' la Pamina cosa decide di fare. Subito un principe per loro, strega notturna. Viene missata, ma il principe riesce ad entrare di prepotenza sulla torre. Viene messo il gigante da parte della Pami, super gigante. Dietro la strega notturna, bellissimo anche il mega sgherro. Guarda i pipistrelli come stanno mangiando la torre avversaria. Meraviglioso ragazzi, il gigante all'11 e si parte a... Mamma mia, torre già fatta e cannone a rotelle con spirito del ghiaccio incredibile. Può andare a danneggiare anche la torre di destra, 2003 e 28, mentre una coppia di goblin entra che io sinceramente non avrei difeso, cioè avrei tranquillamente lasciato entrare. Cavaliere sulla destra, strega sulla sinistra, vediamo la Pami che intenzioni ha. Lascia passare tutto e va a recuperare un po' di elisir. Intanto il cavaliere segue il valchirione ed estrattore di elisir nuovamente, attenzione che potrebbe pallafuocartelo, non mettergli truppe vicino. Attenzione al principe. Buono così, anche il tronco ragazzi, mangiato il principe dalle truppe volanti. La Pami, attenzione, riparte con il gigante sulla destra, super muro in movimento, seguito dal cannone a rotelle. Qua la strega notturna o lo spirito del ghiaccio sarebbero un'ottima giocata. Vediamo qua, succede niente, loro penso si siano arresi sotto i colpi micidiali. Bravissima, bella quella strega lì ragazzi, guardate che meraviglia. Ormai si sono arresi. E c'ha ragione ad arrendersi, gli avete divelti le torri, gli avete divelto e vanno a chiuderla così. Molto brava la Pami, molto brava ragazzi, super super giocata in 2v2, va a distruggere la torre avversaria. Beh, io direi che siamo giunti all'apertura del baule del Clanos e speriamo la leggendaria la mandi buona, magari senza mutare. È una vita. Per attenzione. Non trovo più niente. Ah, ecco. 1620 di gold e questi... con 7 skip, ragazzi, qua c'è puzza e non sono cavalieri. Io. Cavalieri. Altro caballero scattivo. Vuoi potenziarlo il caballero? Lo è già da una vita. Ma aspetta, non è detto. 32 wow! Barili d'ossa. Bello il barile d'ossa. Poi tra l'altro gli hanno messo al barile d'ossa nel nuovo aggiornamento il danno alla morte. Sì, quindi magari tiro su questo. Il barile d'ossa non è male. Dentro posso di qualcos'altro. Non è male. Costa il barile d'ossa. 5 macchine volanti. Mi sembra che costi 3. Allora lo metto al posto del cavaliere. No, non puoi metterlo al posto del cavaliere. Perché?
perché non ha senso. Però poi vedremo. 5 macchine avanti. 7 stregoni. Secondo me qua arriva, Secondo me qua arriva, non si sa. 15 moschettieri. Quelli mi servono a me, mi servono a me. No, niente leggendaria. Mi dispiace, mi dispiace. 105 frecce. Queste invece. Queste qua a livello 12 dovresti reinserirle nel deck. Vabbè ragazzi, il baule del clan della aspetta, glielo facevamo vedere, aspetta un attimo. Abbiamo fatto questo, no, è il mio baule del clan, ragazzi, come potete vedere, non bello. Comunque, se vi è piaciuto il nostro video, come solito, abbiamo già finito, un bel like. Va bene. Lasciate... No, io faccio promozione. Lei fa promozione. Promozione. Iscrivetevi sempre al canale e attivare sempre la campanella, che fa bene. Alla salute, mi raccomando. Vabbè, senti, io una partita per i ragazzi che non vogliono più seguirci. Ciao, grazie. Io mi faccio una partita. Così ti vado a perdere con il decchino. Ah, non ho sulla maglietta. Siamo vestiti strani. Siamo contro Gelataio Matto dei Ghetto Royale. Ma chi è? Allora, vediamo un pochettino di stare attenti. E aprirei subito con un Giant all'11 dietro. Lui apre con un Miner. Lo lasciamo passare. Non mi preoccupa assolutamente. Lasciamo entrare nel Miner, che danneggia un po' la torre. Gigante Royale per lui, molto dietro, quindi strega per noi. E andiamo adesso a difendere. Gigante Royale al 13, tra le altre cose. Aspettiamo molto tranquillamente. La sua mossa potrebbe avere un fulmine, non si sa. Gioca invece una coppia di luridi cavernicoli scelti, che noi tranquillamente andiamo a palla fuocare e a zappare. Attenzione, la strega al 7 si può mettere davanti, ragazzi, e guardate quanto li ha danneggiati. Nessun problema per noi per riuscire a counterare l'attacco del nostro avversario. 1738 la sua torre in alto a sinistra, 2555 la nostra in basso a sinistra. E qua la partenza è come prima, ragazzi. Gigante di nuovo, boia per lui, quindi potrebbe tranquillamente avere un vortex. Direi di usare contro il boia. Ma il miner non mi preoccupa, gli mettiamo una bella strega notturna e allarghiamoci con la strega normale, perfetto. Meno male che avevo sbagliato a cliccare, benissimo che andiamo con le truppe a fermare anche il suo gigante Royale. E sul boia potremmo andare con il cavaliere, vediamo se riesce a non andare a prendere la strega notturna. Perfetto, gigante liberissimo, ragazzi, con le doppie streghe dietro vanno a distruggere di prepotenza. Quando gli mettiamo davanti un altro, ragazzi, ci sono due giganti nel giardino ragazzi, attenzione alla strega notturna, quei pipistrelli e il caballeros e il giant stanno entrando. Finisce l'effetto della poison, Trist Disgarry per la pamina, ragazzi, guardate come entra. Chi è pieno? Sì, il giant è full vita assolutamente. Ciao bello, andiamo a portarne un'altra a casa a 3 corone. Beh ragazzi, direi che il video qua può veramente considerarsi finito. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere rimasti qua con noi e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao.